Siamo con Matteo Trentin, il mondiale è appena finito, Matteo, mondiale combattutissimo, sin dall'inizio, quinto posto per te alla fine. Ma sai, penso che noi ci siamo mossi molto molto bene, con Battistella all'inizio, Conci e Rota dopo. Ho parlato con Rota appena adesso, ho detto Remco era incontenibile, quindi probabilmente uno che fa un numero del genere lo fa in ogni caso. Peccato perché non ho capito il modo di correre di molte nazionali, hanno lasciato la fuga lì. Tiravamo, mollavamo, c'era molta incertezza. Ti riferisci a quale squadra in particolare? Ah, la Francia, non ho capito. La Francia è stata quella che ha iniziato sempre le azioni e poi... ma poi alla fine non aveva mai l'uomo giusto davanti, quindi vabbè. Peccato per il quinto posto, era una volata in rimonta, ma... le gambe erano quelle che erano. Ho lasciato mezzo metro alla porta, poi mi ha infilato Matthew, secondo alla fine niente, ho fatto secondo e terzo loro due, io quinto. La fuga, peccato. La fuga all'inizio, 16 corridori, forse ci deve entrare qualcun altro dei nostri o... No, avevamo due. Quindi eravate coperti, poi chiaramente c'è la Rota davanti, quindi voi dietro eravate, tu controllavi, eravate... Ma sì, anche noi eravamo nel mezzo e mezzo, ovviamente sapevamo che Venepoel era davanti, ma avendo un corridore così davanti e comunque tante nazionali scoperte, diciamo a livello di numeri, purtroppo pensavamo che qualcun altro si muovesse e alla fine abbiamo dimostrato di essere una nazionale solida, di essere lì, ha vinto un fenomeno, c'è poco da fare, ma siamo lì, magari tante critiche che ci vengono rivolte da tutte le parti, forse è meglio che se le rimangino. L'ultima domanda, Matteo, sei sempre molto attento tatticamente, tecnicamente, molto astuto anche appunto nelle tue analisi, cosa secondo te comunque non è andato per noi? Col senno di poi sicuramente uno tra me, Vettiole e Bagioli doveva essere davanti, ma con lo stesso senno di poi forse come è andata la corsa oggi solo Vettiole ha le gambe per stare con lui. Quindi io credo di no e credo nemmeno Bagioli avrebbe avuto le gambe per stare con Renko, diciamo, però avevamo un'altra tattica e abbiamo rispettato quella tattica lì, quindi no, purtroppo poi chiaro, ha vinto, sì, col seno di poi è facilissimo, però ha vinto un fenomeno, ragazzi. Ha fatto un numero che non si vedeva da un po'. E quindi va bene così, Matteo. Grazie comunque. Grazie. Ciao. Ciao.